benvenuti o benvenute. Oggi siamo qui perché presentiamo un libro, La guerra dell'Europa di Monia Benigni, ma prima di parlare specificatamente del libro, come consuetudine per chi introduce, insomma, devo in qualche modo inquadrare le ragioni di questo libro. Allora, da tempo ci stiamo abituando, anzi vorrebbero che noi ci abituassimo all'idea, a considerare questa crisi economica come quasi fosse un evento meteorologico, una sorta di terremoto, alluvione, cataclisma che ha colto i paesi, il pianeta, e i mezzi di informazione a servizio del potere politico finanziario e i politici, senza distinzioni tra destra e sinistra, contribuiscono a questa rappresentazione. Cioè, questa crisi economica, dicevo, è rappresentata come una sorta di bollettino meteorologico con spread che va su e giù, borse tranquille, borse agitate, ma in realtà questa crisi economica ha un'origine, ma soprattutto ha un fine, cioè non è nata casualmente e ha degli scopi ben precisi. Il libro di Monia Benigni, attraverso l'esperienza greca, illustra appunto questo dato. La crisi economica serve innanzitutto a impoverirci. La crisi economica serve a farci perdere diritti acquisiti. La situazione greca in questo senso è purtroppo per il popolo greco è piena di insegnamenti per noi italiani, ma in generale per tutti quei popoli che oggi si trovano in qualche modo oppressi da quelle che io non esito a definire associazioni a delinquere. Il loro è un disegno criminale e, sebbene noi qui siamo pochi, credo che comunque in ogni caso forse si debba prendere atto che qualcosa, insomma, un'assunzione di responsabilità ci compete. Monia Benigni ha scritto questo libro alla luce di sue competenze specifiche, di studi accademici e soprattutto in seguito ad le relazioni, i rapporti che il nostro Movimento per i Comuni in questi anni ha tessuto con altre realtà europee, in Spagna, in Medio Oriente, in Irlanda e in particolar modo con la Grecia, perché gli amici greci, con ovviamente movimenti antagonisti e critici nei confronti di questo sistema finanziario. Sono stati anche ospiti alla nostra ultima assemblea nazionale. Questi rapporti che abbiamo tessuto con queste realtà sono stati a noi estremamente utili anche per interpretare quello che sta accadendo in Italia. Infatti il valore di questo libro sta nel fatto che continuamente noi possiamo individuare nella storia di questa crisi greca dei paralleli drammatici, per non dire tragici, della nostra situazione italiana e non solo italiana. Va bene, io vi ringrazio per essere qui e lascio la parola a Monia. Grazie per l'introduzione. Allora, brevemente, sono qui per raccontarvi alcune cose e vi spiego ciò di cui parlerò. Lo spunto è ovviamente quello del libro, La guerra dell'Europa. Già, il titolo potrebbe suggerire molto, ma potrebbe anche trarre in inganno. Quindi vorrei poi chiarire durante l'esposizione perché il titolo di questo libro. Una cosa, anche qui a scanso di equivoci, ci tengo a chiarire, è quella dello scopo di questo incontro, che è quello di informare.
Non sono qui per darvi una mia ricetta, una mia soluzione, ma sono qui per cercare di contribuire a conoscere un pochino di più la situazione in Grecia, come in Italia, come in altri paesi europei, non solo, per fare in modo poi che ciascuno di noi cerchi di valutare quale può essere la soluzione, ovvero se ciascuno come individuo, tutti insieme come gruppo, cominciamo a capire che cosa sta accadendo e come ci stanno manipolando e tenendo in trappola, diventerà anche più semplice individuare le vie d'uscita. Brevemente quindi di che cosa parlerò? Di questa crisi, intanto che è una crisi, non è una crisi, di che cosa si tratta e da dove viene. Poi le armi fumanti. Se parlo di guerra dell'Europa ci sarà qualcuno che in qualche modo spacca, uccide. Ci sono dei colpi da qualche parte, quindi quali sono le armi in ogni assassino? C'è sempre l'altro, il discorso della pistola fumante. Qui non parleremo di pistole fumate, ma di armi fumanti sicuramente sì, ha prove effettive. Poi, chiaramente, parleremo del nuovo esercito d'occupazione, poi mi direte in Europa. Ma quanto mai esercito? Assolutamente no. E quindi perché? In realtà è una nuova forma di esercito di occupazione. E poi l'operazione di guerra, ovvero quali sono le manovre e i meccanismi con cui viene compiuta questa guerra dell'Europa contro i paesi membri dell'Unione Europea, contro gli stessi popoli che appartengono a questa Unione Europea. Ed infine, chi sta vincendo ora e perché sta vincendo? Quindi anche qui la natura di ciò che è accaduto in Grecia, sta accadendo in Grecia, ma sta accadendo in Spagna, sta accadendo in Italia, e quali sono le dinamiche che fanno sì che ci sia questa unica direzione per il momento. E infine alcune mie considerazioni personali. Alla fine ovviamente avrete la possibilità di fare domande, di intervenire, quindi chiaramente poi sono a vostra disposizione, ci sarà anche spazio per direttamente per le vostre domande oppure per i vostri interventi. Quindi se siete pronti direi che partiamo insieme, ci facciamo questo piccolo viaggetto in Grecia, ma non solo, perché sorvoleremo tutta l'Europa. Che dice non è una crisi, è il sistema. Non è
e il sistema. Ecco, mi chiedo di ricordare proprio questa immagine, perché durante la mia spiegazione, durante l'esposizione, torneremo su questa frase e penso che in un qualche modo lascerà il segno. La guerra dell'Europa, dicevo, è una guerra che sta coinvolgendo tanti paesi, quelli che vengono comunemente definiti dagli economisti i maiali d'Europa, i PIGS, dagli acronimi, dagli iniziali di Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, PIGS. È questa parte che a torto viene definita la parte sud, il meridione dell'Europa, qualcuno potrebbe spiegarmi perché quando danno questa definizione di Irlanda che si darà lo studio sono un minimo di geografia, ma è un discorso che esula chiaramente questo. Ebbene, questi paesi vengono considerati le pecore nere dell'Europa, gli indisciplinati, quelli che hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi, delle proprie possibilità, i paesi con il debito pubblico maggiore, i paesi con la situazione più drammatica, i paesi verso i quali l'Europa deve intervenire con degli aiuti. Allora, a proposito dei contatti greci, un carissimo amico greco mi ha girato questa vignetta che sintetizza chiarissimamente quella che è la, diciamo, l'approccio per gli aiuti che arrivano da parte dell'Europa. C'è una persona che sta affogando, ovviamente, che scuote la mano, allora uno si accorge e comincia a notare verso questa persona cosa fa, gli porta via l'orologio e lo lascia legare. Questa è la sintesi degli aiuti europei con i quali abbiamo che fare. Se pensate che sia forse troppo drastica, troppo pesante, troppo urticante, beh, temo di dover un pochino riflettere, perché quando vi andrò a descrivere, purtroppo fa parte di quella drammaticissima realtà con la quale hanno a che fare i cittadini greci e con la quale via via, con il passare del tempo, cominciamo ad avere a che fare anche noi, perché la distanza tra Grecia e Italia è solamente temporale. Un piccolissimo margine di tempo ci separa, a seconda degli aspetti, delle situazioni, alcuni parlano di un anno, alcuni parlano di pochi mesi. Ebbene, c'è veramente una paurosa similitudine fra i nostri paesi. Questo ovviamente vale anche per l'Irlanda, vale anche per la Spagna, per il Portogallo, che ho già citato. Ma partiamo dall'inizio. Vi dicevo prima di una crisi. Lo Speciale prima diceva: non è una crisi, è il sistema. E allora facciamo insieme per un attimo due tipi di percorsi diversi. Ragioniamo come se questa fosse semplicemente una crisi strutturale che ha un'origine ben precisa, un'evoluzione, e poi ovviamente vedremo quali saranno gli stracci degli effetti. E allora il libro c'è. Ovviamente adesso vado molto tratteggiando, ecco, rispetto a quanto ho documentato. C'è stato un contagio rispetto alla cosiddetta bolla dei mutui subprime negli Stati Uniti, laddove le banche avevano concesso mutui anche a persone che chiaramente non sarebbero state in condizione di poter restituire il denaro avuto in prestito. E hanno, diciamo così, semplifico molto, ma giusto per farvi capire, hanno confezionato questi mutui, questi debiti, quindi che venivano a crearsi, in una serie di pacchettini un po' male, un po' tossici. E hanno pensato bene di distribuirli e di rivenderli a diverse banche commerciali, non solo statunitensi, ma anche internazionali. Fra l'altro, è uno dei prodotti che hanno affidato molto spesso alle nostre amministrazioni comunali, provinciali, regionali, per cui per affrontare magari delle azioni a livello locale, cosa si faceva? Non potendo, perché magari il tasso di interesse apparentemente era troppo elevato, non potendo scegliere la direzione immediata della cassa depositi prestiti, non potendo rivolgersi ad un istituto bancario tal quale per una mutuo, è arrivata questa finanza creativa fantasiosa con questi swap, questi derivati, e
erano affidati all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale avevano così la possibilità di allontanare nel tempo il pagamento del proprio debito e riuscivano apparentemente a potersi permettere maggiori lavori dalle infrastrutture a ciò che era necessario, insomma, sul territorio. Ripeto, sto semplificando molto e nel libro è spiegato, se no tutta diciamo, l'esposizione sarebbe focalizzata su questo. I derivati, questi prodotti particolari, venivano utilizzati dalle banche anche per accalappiare clienti. Nel momento in cui la banca non è più un ente di servizio per il cittadino, ma si trasforma in un'azienda vera e propria che rincorre e persegue il massimo profitto. Ragione per cui io cerco di farti gola, magari offrendoti un buon tasso di interesse, quindi una buona remunerazione per ogni tipo di investimento, però in realtà ti sto rifilando dei derivati, dei derivati che per certi versi possono essere addirittura intesi come gioco d'azzardo. Perché dico, insomma, gioco d'azzardo, la roulette è una cosa, il poker è una cosa, il derivato è un'altra. No, ci assomiglia molto dal momento che determinati tipi di derivati, hedge fund piuttosto che future, sono una scommessa sul prezzo. Faccio un esempio per diventare un pochino più chiaro, forse. Petrolio, ogni giorno sul mercato c'è una compravendita di petrolio. Chi lavora sui mercati non si limita ad acquistare il petrolio che magari viene effettivamente richiesto e viene acquistato, ma acquista a lunga scadenza, ad esempio dice fra 3 mesi, va sul mercato e dice fra 3 mesi io chiedo che arrivi tot di petrolio, e parliamo di cifre stratosferiche, ovviamente di commercio. E chiaramente questo fa sì che fra 3 mesi magari c'è la pizza, magari c'è la secondo, ci sia una notevole richiesta e quindi il prezzo si inizia su. Altra in qualche modo l'andamento del mercato, aumentando, diminuendo la richiesta, puntando, scommettendo letteralmente su quello che sarà il valore di quel prodotto, di quella merce, a distanza di 2, 3, 4 mesi. Questo in realtà viene fatto anche sul brevissimo termine, nel giro di qualche giorno, e vengono anche utilizzati dei sofisticatissimi programmi di computer che si sostituiscono all'uomo e che giocano proprio sulla speculazione. Ma torniamo a fare un passo indietro, perché sennò anche qui ci allontaneremo molto. Vediamo, assistiamo a quella che è una vera e propria finanziarizzazione dell'economia, ovvero ciò che viene scambiato, ciò che crea il mercato. Quante volte sentiamo parlare di mercati in televisione? In realtà il mercato non è un'entità astratta, il mercato è fatto da degli scambi che avvengono magari attraverso dei terminali informatici, attraverso dei computer, ma avvengono fra persone. E che scambi sono? In percentuale del tutto marginale sono scambi di merci. Per lo più sono scambi virtuali, di cifre virtuali. Finanziarizzazione, speculazione finanziaria, scommessa su cifre, su prezzi. Ci siamo completamente scollegati da quella che è un'economia basata proprio sulle merci, su ciò che viene prodotto. E quindi vi faccio pensare per un attimo a questa cosa. Chiediamoci, ma allora i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri imprenditori, i nostri produttori, e nel momento in cui si devono rapportare alle banche, devono comunque entrare in un sistema di gioco d'azzardo gestito dalle banche e dove devono soccombere quelle che sono le regole della finanza. Anche qui, altro esempio banalissimo, sempre per semplificare, utilizzo sempre quello del petrolio. Ma lo sapete che ci sono delle petroliere che vengono lasciate in rada e non vengono fatte attraccare per scaricare il petrolio perché si attende al rialzo del prezzo? Cioè scommettono sul rialzo del prezzo del petrolio. Quindi pensate a che livello stiamo portando l'economia, o meglio, per meglio dire, la finanza. Ma torniamo al discorso. Quindi se parliamo di crisi, di un fenomeno di crisi che vediamo, che tocchiamo, che viviamo tutti direttamente, ebbene, parlando di crisi, la individuiamo come un fenomeno, pensiamo a questa crisi statunitense che piano piano contagia e si allarga sempre più anche in Europa. E quindi abbiamo sentito parlare di Irlanda, sentiamo parlare molto di Grecia, sentiamo parlare di Spagna, sentiamo parlare di Italia. Ma appunto lo striscione diceva,
è il sistema. E qui, a proposito di sistema, entriamo proprio con piedi nel piatto. Parliamo di questa guerra dell'Europa. Prima vi parlavo del fatto che accenderò alle armi fumanti. Nel libro, e anche qui faccio immediatamente poi il parallelo con l'Italia, nel libro parlo di uno strano fenomeno temporale. Generalmente ci sfugge un po', perché è una delle tante notizie che passano in televisione, quindi ancora meno del solito. Ebbene, tutte le volte che c'è un qualche passaggio, uno scalino più in basso rispetto alla crisi, banalizzando un peggioramento della crisi, a monte, qualche giorno prima, se non il giorno prima o qualche ora prima, c'è un'azione delle cosiddette agenzie di rating. Allora dice, ok, oramai in televisione ho cominciato a sentirne parlare, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, ormai ho capito che sono i personaggi che giocano sul tavolo, quindi nella mia partita del gioco d'azzardo comincio a sapere chi c'è seduto attorno al tavolo. E però se andiamo a grattare un attimino oltre la polvere, è bene che sappiamo che all'interno di queste agenzie di rating, i controllori, cioè quelli che danno il voto, AAA, BBB, A più o meno, quelli che danno questi voti sono quelli che devono anche essere controllati. Nel libro lo descrivo chiaramente, spiego quali sono i gruppi bancari, finanziari, di capitali, di hedge funds che agiscono e che detengono la proprietà di queste agenzie di rating. E le agenzie di rating si muovono sempre, sparano il colpo e immediatamente la ricaduta è ravvicinatissima, c'è un ulteriore passo più in basso della crisi, un ulteriore aggravamento della crisi. Questo vale anche per l'Italia. E per l'Italia avete sentito dire più volte che c'erano agenzie di rating che declassavano il nostro paese, oppure declassavano gli istituti bancari, oppure declassavano le nostre amministrazioni. E chiaramente è un segnale, perdita di fiducia, e quindi arriva poi la manzata. Pensate, le agenzie di rating sono state così precise nel leggere che quando la Grecia si è trovata ad un soffio, ad un passo proprio dal precipizio, proprio mentre io ero in Grecia, quindi parliamo attorno al 10-15 di marzo, cosa hanno fatto? Hanno dato uno spintone alla Grecia, però in Italia non se ne è parlato. Ed ecco perché considero utilissimo il viaggio, perché continuano a dire la Grecia non è fallita, è ancora possibile salvare la Grecia resterà dentro l'euro, l'Europa sta facendo di tutto per salvare la Grecia, quindi ci sono i salti mortali per... Mentre allora tranquillamente passava in TV la notizia che la Grecia è fallita, che le agenzie di rating avevano già attribuito alla Grecia la definizione di fallimento ristretto, la terminologia tecnica la trovate nel libro, fallimento ristretto, ovvero in qualche modo controllato, ma c'era il fallimento del sistema paese. E quindi ho pronto a telefonare in Italia e dice, oh, ma fallita la Grecia, in Italia le reazioni ci sono, cosa dicono? No, ma dai, ma guarda che forse non hai capito bene il greco, dimenticando che avevo appunto questo interprete eccezionale, sa benissimo l'italiano, oltre che il greco, quindi mi aggiornava su tutto quello che succedeva qua. E dice, no, guardate, qui si parla proprio delle agenzie di rating, e tutti parlano del fallimento del sistema Grecia. Ci sarà anche un taglio su titoli di Stato, cioè ci sarà un'interruzione, le stanno già individuando, le stanno già indicando, si parla addirittura di un taglio del 75% rispetto al valore nominale dei titoli. E quindi c'è un po', secondo me ti stai sbagliando, mentre invece tutta la documentazione c'era ed era effettiva, cioè è arrivato il colpo di grazia dell'agenzia di rating che dice no, tu per me sei fallita. E quindi è chiaro che la strada poi è obbligata, è forzata, e che il governo, che allora si arrabattava cercando di ubbidire il meglio possibile a quello che era l'esercito europeo, è chiaro che il governo non può che mettere in azione delle strutture che servono, chiamiamole paracadute, rispetto alla crisi. Si chiama credit default swap, anche qui sono titoli un po' particolari che servono ai paesi, servono agli operatori economici e finanziari per un pochino come piccolo paracadute di fronte al fallimento di un paese, perché la Grecia sono stati azionati, la Grecia è fallita a tutti gli effetti,
marzo. Non ce lo dicono perché sarebbe una catastrofe scoprire che si può fallire e non finisce il mondo il giorno dopo. Questo è un altro passaggio. Quindi, acclarato queste agenzie di rating, torniamo a quello che ho accennato ad essere l'esercito di occupazione, appena detto, cioè l'esercito dell'Europa. In Grecia hanno cominciato a fare i conti, quindi al momento di questo fallimento limitato, controllato, questo restricted default, hanno cominciato a fare i conti con la troica. Alcuni termini sono diventati per loro molto familiari. Troica, ovvero il terzetto, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, che dicevano loro esattamente che cosa bisognava fare per riuscire ad avere gli aiuti, ricordate la vignetta di prima, gli aiuti dalla Troica, dall'Unione Europea, dal Fondo Monetario Internazionale. Ebbene, pensate, la Grecia si trova letteralmente con l'acqua alla gola, si trova in queste condizioni ovviamente di fallimento, ha ricevuto questa spinta per andare per crollare in precipizio da parte delle agenzie di rating. E quindi immediatamente c'è una procedura per cui tutti i titoli di Stato, chi aveva titoli di Stato, buoni del tesoro, buoni di Stato, si vede tagliato il proprio valore del 75% al valore nominale, ovvero se io avevo un buono che valeva 100, il giorno dopo mi trovo con un buono che vale 25. Se però cerco di andare a incassarlo, le banche si tengono una commissione e portano di un altro 5%, quindi il suo valore alla fine da 100 mi ritrovo con 20. Su questo c'è una piccola particolarità da evidenziare, e ci tornerò dopo nel mio intervento, ovvero che questo si è applicato a tutti i detentori di titoli di Stato, buoni del tesoro, buoni ordinari, a tutti, cittadini, piuttosto che enti istituzionali pubblici, piuttosto che banche commerciali, eccetto che ad un istituto bancario internazionale che si chiama Goldman Sachs. Ci tornerò dopo, intanto familiarizzatevi con questo nome, ma immagino l'avrete già sentito.